Fra gli arcieri normanni c'è anche Rita Troncone che insieme al marito Mimmo Del Piano ha, diciamo, inventato da zero questo tipo di attività che ha visto tantissimi giovani di Aversa partecipare. Ecco, personalmente tu? Allora, io ho partecipato ai campionati del mondo di punta ala e ho vinto diversi titoli italiani, chiaramente negli anni addietro, e mi sono sempre ho sempre utilizzato la mia attività per i ragazzi di Aversa. Abbiamo fatto dei progetti nelle scuole gratuiti, partecipiamo ogni anno al trofeo Normanni di Aversa e i ragazzi si vengono ad allenare, venivano ad allenarsi sotto la struttura, la vecchia struttura che avevamo. In effetti quella che voi avete realizzato è una sostituzione di quella vecchia struttura che era... Abbiamo sostituito la vecchia struttura che era cadente perché era molto vecchia e in più avevamo una struttura realizzata in ferro, chiaramente col passare degli anni si era, diciamo, infradiciato deteriorato questo ferro e quindi l'abbiamo dovuto sostituire. E so che vi è costata parecchio questa struttura. Allora, questa struttura ci è venuta a costare 14.500 euro. Chi li ha cacciati questi soldi? Allora, una parte di questi soldi ci sono venuti dalla presidenza del Consiglio per i problemi Covid in realtà e poi un'altra parte ci è stata data dalla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco, che qualora noi non l'avessimo utilizzati dovevano tornare indietro. Ma il Comune di Aversa economicamente non vi ha mai dato? Il Comune di Aversa non ci ha mai dato nulla. Nel 94 ci diede la disponibilità di questo campo, di quest'area che però era... Quindi voi lo state occupando in maniera legale? Era una discarica a cielo aperto e ci fu... Vabbè, parliamo del 94, voi l'avete bonificata. Noi l'abbiamo bonificata, la teniamo pulita, sistemata perché viene tagliato l'erba continuamente, solo che abbiamo chiesto più volte al comune il rinnovo di questa autorizzazione data il 94. E l'autorizzazione però si è sempre fermata, nonostante tutti gli assessori siano dalla nostra parte, l'assessore del comune, si è sempre fermata dal capo dei vigili urbani, che non ha mai voluto firmare una nuova autorizzazione, rinnovo. Non avendola rinnovata, quella autorizzazione del 94 aveva un termine? E certo che aveva un termine. Perciò, quindi in pratica questo termine quant'era? È 94, 5 anni. 5 anni. Quindi, però un momento, il comune ci ha fatto anche questa struttura, è stata fatta dal comune, non da noi, e anche i servizi igienici, che noi abbiamo lì, abbiamo una casetta dove ci sono i servizi igienici, i bagni. Ah, quello là, quindi, ci stanno i servizi igienici che va via. Realizzato il comune. Il comune, sì, ce l'ha realizzato. Quindi da un punto comune. Di vista economico possiamo dire che in qualche modo è intervenuto sia con la tettoia che con i servizi igienici. Qualche anno fa, ora non ricordo precisamente la data, alcuni anni fa ci è stato intimato di abbattere alcuni alberi, di praticare una pulizia. E noi l'abbiamo fatta. Sempre a vostre spese. Sempre a nostre spese. Però ci è stato intimato e quindi... Vabbè, dovevate farlo. Sì, dovevamo farlo. Evidentemente però... erano pericolosi perché sì, c'era la scuola qua però vicino. Però non potevano dire che non avevamo la licenza se ci è stato intimato. Quindi è una situazione un poco particolare. Sì, ma in pratica, visto che questa vostra autorizzazione era del 94, 5 anni sono... 99, e perché non da c'è... 99 al 2021 siete abusivi. Noi abbiamo sempre però chiesto l'autorizzazione, il rinnovo di questa autorizzazione. Ma anche per realizzare questa struttura avete chiesto l'autorizzazione? Sì, abbiamo chiesto l'autorizzazione. A chi l'avete chiesto? Al comune, tu sempre al comune. Ma al comune c'è un ufficio specifico? All'ufficio tecnico. L'ufficio tecnico. Vi ha dato l'autorizzazione? No, non ci ha mai risposto, non risponde mai il comune. Quindi il discorso della mancanza di risposta, che sarebbe silenzio assenso, voi l'avete utilizzato? Sì, 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 sì. Quindi, anche perché noi abbiamo fatto una CIA, mi sembra che sia, una CILA per i ragazzi disabili. Quello sarebbe... E noi l'abbiamo fatta perché noi abbiamo dei ragazzi disabili in carrozzella, si vede, come no. E poi abbiamo anche un altro ragazzo particolarmente più grave di questi due ragazzi che viene da noi solamente per socializzare, in effetti. Poi abbiamo fatto un progetto con i ciechi. Cosa avete realizzato di questa
questa cosa per i disabili, che cos'è? L'abbiamo fatto per poter cambiare. Ma sarebbe questa, no, la cosa? Questa è vecchissima. Questa è e qual è quella che avete? Ci vogliamo arrivare un attimo? Ci vedete? Possiamo arrivare, però non possiamo entrare. No, non entriamo, certo, non entriamo, non entriamo. Tu che mi dici di questa situazione, scusa? Non ho capito. Che mi dici di questa situazione legata alla chiusura di questa struttura? Io dico che secondo me è stato fatto, prima di tutto io non entro in merito alla situazione legale, non entriamo in queste dinamiche. Parliamo solo di quello che è la tua sensazione. La mia sensazione è quella di tagliare, tra virgolette, le gambe metaforicamente a un'attività molto importante sul territorio. E credo, e la Presidente per te personalmente, qui, per te personalmente che sei su sedia a rotelle, che importanza c'ha questa per struttura? Noi, per me ha una importanza fondamentale. Io sono, per 3 anni sono stato garante per i diritti dei disabili del Comune di Aversa. Tu sei? Il dottor Della Puca Vincenzo, lei mi conosce. Ah sì, vabbè, ma ti ho conosciuto. Ci siamo conosciuti. Ti ho conosciuto senza maschera, mo non te... Adesso ho la maschera, non posso toglierla. E per me è una valenza fortissima perché è la prima volta in Campania e ad Aversa che abbiamo uno sport inclusivo che dà la possibilità alle persone con disabilità di esprimersi e di sfruttare le proprie potenzialità. Questo non lo abbiamo mai avuto. Da nessuna parte. Non c'è sport ad Aversa che possa fare una roba del genere. E questo a proposito di disabilità, scusami se ti interrompo, diceva Rita che qui avete fatto anche abbattimento delle barriere architettoniche. No, dico, avete fatto anche archiciechi a suo tempo. Sì, archiciechi. Quindi attualmente avete ancora dei non vedenti? No, non abbiamo dei non vedenti perché un nostro ragazzo non vedente è andato nei paesi del nord e non è ma c'è stavano pure dei non vedenti aversani, sì, ricordo Marco Olivetti, che faceva questo tipo di attività. Certo. Con successo, ma arrivavano pure ragazzi dall'istituto. Istituto Martuscelli, sì. Sì. Poi quindi, si è andato un poco perché noi comunque utilizzavamo quella sera che era fredda. Che non era proprio indicata. Ecco. Poi abbiamo fatto questo tappeto. Andiamo a vedere, scusami, noi proseguiamo nella passeggiata. Abbiamo fatto questo tappeto che serve per, diciamo, un abbattimento delle barriere architettoniche proprio per i ragazzi di questo. Sì, questo. In effetti questo ci è stato contestato. Questo è stato contestato. Questo è la struttura. È un tecnico, sa benissimo. Però se la struttura, voi avete fatto una richiesta, non vi hanno risposto, come non si fa a dire, risposto, come mai. Si fa a dire che questa struttura non sia autorizzata? Bisognava dirvi no, credo. Penso di sì. Anche perché, ripeto, noi abbiamo comunque, questo è un bene del territorio, non è un bene, non ce lo portiamo noi a casa nostra, perché il terreno è del comune, noi lo teniamo solamente in uso per tutte le non attività. Non è uno standard comunale questo. Sì, no? dovrebbe essere uno standard comunale, dovrebbe essere. Però non avete pensato di prenderlo in adozione, visto che adesso ci sta la possibilità di adottare gli standard comunali? Questo non lo sappiamo, non... questa è una novità che ci dice lei. Ufficialmente c'è stata una indicazione specifica da parte dell'amministrazione che vuole dare in adozione gli standard comunali. E ai privati. Di questo sono 26 anni che lo teniamo. Vabbè, pulito. Voi l'avete già adottato senza che ci fosse questa iniziativa comunale. Lei vede, c'è un po' di questo materiale di risulta perché ancora ci dobbiamo sistemare. E beh, quando vi apriranno qua, se vi permetteranno di entrare. Di aprire, e noi vorremmo quanto prima perché altrimenti i ragazzi non potranno partecipare ai campionati italiani indoor che ci stanno a gennaio. Perché senza dei nostri ragazzi, diciamo nostri intendendo come partecipanti all'associazione Arcieri Normanni, abbiamo qualcuno che ha vinto gare? Noi abbiamo tantissimi ragazzi che hanno vinto gare nazionali e internazionali, per esempio, che hanno indossato la maglia azzurra, uno qualsiasi, Tulipano, Carmine Puglia, Tulipano Alessandro, Carmine Puglia, in questo momento sono stati pure nazionali. Sono stati nazionali, hanno indossato la divisa della nazione. C'è stato qualcuno che è stato selezionato per le Paralimpiadi? No. Ma avete mai provato?
Non ancora, perché per partecipare alle Paralimpiadi è tutta una prassi. Una prassi burocratica un po' più complessa. No, particolare, comunque bisogna essere veramente forti. Noi non abbiamo ragazzi così forti, perché abbiamo dei ragazzi grandi. Anzi, per il nostro interesse è che vengano altri ragazzi che invece di tenerli chiusi in casa possano invece praticare uno sport che, come diceva il Di Girolamo, come diceva Della Puca, gareggiano insieme ai normodotati. Noi abbiamo visto anche alle Olimpiadi ragazzi sulle sedie a rotelle che praticavano il tiro con l'arco nelle Olimpiadi, non nelle Paralimpiadi. Quindi, certo, perché non bisogna avere le gambe per tirare con l'arco, insomma. L'arco, sì, si può tirare anche da seduti, sì, che sì, poi sì, sia una sedia a rotelle o una sedia normale. Abbiamo dei nazionali che hanno tirato per le Olimpiadi e poi si sono fermati per le Paralimpiadi. Quindi è uno sport veramente aperto a tutti. Insomma, praticamente voi avete dato la possibilità anche da un punto di vista sociale di togliere i ragazzi dalla strada. Allora, noi ci lamentiamo tanto del sabato sera, della droga e dell'alcol che i nostri ragazzi purtroppo utilizzano. Però chi fa sport, i nostri ragazzi che fanno attività sportiva, nessuno di loro va la sera e il sabato a bere o a drogarsi, perché la domenica vanno a fare le gare e devono stare freschi. Quindi, come dire, lo sport sarebbe, toglie i ragazzi. Sarebbe da sostenere piuttosto da che sostenere, chiudere, piuttosto così che come è stato fatto con quello avviso che ha bloccato. Con questo correte veramente anche il rischio di essere denunciati. No, penalmente? Io sono stata denunciata penalmente alla dieta. Quindi alla fine potreste anche andare in galera per fare del bene. Sì, per fare del bene. Noi che abbiamo sempre fatto attività per i ragazzi delle scuole medie e elementari di Aversa. In fondo voi non siete un'organizzazione onlus, però comunque lo fate gratis. Sì, lo facciamo. Il nostro lavoro è gratuito completamente.